Ad Ascea testimonia come realtà un'attenzione nei confronti delle attività di contrasto ma anche di prevenzione. Sì, sicuramente. C'è una grande attenzione su due livelli di questa attività che vede impegnata l'arma sul piano del contrasto sia della diffusione, della cessione al dettaglio dello stupefacente, ma sia in un'attività più strutturata di livello superiore finalizzata a individuare le organizzazioni e le dinamiche di cessione sull'intero territorio. Da questo punto di vista l'intervento di ieri con l'arresto delle due persone pone l'accento su questa attività, soprattutto a livello informativo e investigativo, di osmosi tra la periferia e il centro, per cui un'attività di contrasto fatta sul territorio e d'intesa in modo strategico anche con i reparti provinciali, il nucleo investigativo in particolare. Quello dello spaccio delle sostanze stupefacenti e del loro utilizzo è uno dei problemi più gravi nella fascia giovanile del nostro territorio, della provincia di Salerno? Ma sicuramente, senza porre una gradualità dell'importanza e della gravità, è un fenomeno che ci adoperiamo per contrastarlo a tutti i livelli, anche attraverso un'attività di prevenzione informativa e un intervento sul piano della legalità. Come è stato accennato e presentato alla stampa pochi giorni fa, c'è un'attenzione istituzionale anche sul momento formativo di legalità presso le scuole per cercare di passare ai giovani, alle famiglie, alla popolazione un messaggio di attenzione sui rischi. Sul piano della repressione, che è un momento assolutamente significativo, si opera con continuità e cercando di intervenire sia sui piccoli fenomeni sia sulle grandi attività di cessione. Questo è il dettaglio dell'operazione di ieri, che poi continuerà con un'indagine eventualmente loro che dei tasselli che consideriamo condimento delle rispettive posizioni dei soggetti rispetto ad ulteriori fornitori e dell'attività al dettaglio, del contrasto dell'organizzazione del sistema di premessa per attività di cessione o di consumo che in apparenza potrebbero sembrare di minor importanza, ma in realtà poi hanno uno sfondo organizzativo che ha connotazioni importanti. Ora il comandante Manre, che non facciamo solo le indagini, ma abbiamo anche un attento monitoraggio del territorio, cioè gli uomini sulla strada. Questi due da tempo attenzionati, perché erano iniziati di essere i corrieri della droga per il Cilento, e ieri sono state pedinate fino a Napoli. Nel ritorno il dispositivo prevedeva di fermarli a Salerno. Non è stato possibile perché loro usavano un Alfa 147 preso a noleggio e camminavano sull'autostrada a forte velocità, per cui si è aspettata di trovare il punto giusto per bloccarli. Subito dopo Agropoli, dove c'era un restringimento della strada, la vettura che li precedeva ha rallentato, costringendo la loro macchina a rallentare, l'altra li ha affiancate e praticamente sono stati bloccati. Questi due giovani di Ascea, tra l'altro con precedenti specifici, sono stati arrestati e a loro sono state sequestrate un chilo di hashish, alcuni bussolotti di eroina e poi presso la loro abitazione anche attrezzi da taglie per lo stupefacente. Questo è il dettaglio dell'operazione di ieri, che poi continuerà con un'indagine eventualmente loro che si